Ciao a tutti dal canale Unimog Italy. Oggi siamo qui con Danilo e col suo splendido 406 agricolo che vedete qua dietro, dotato di 1000 accessori, tra cui sollevatori anteriori, posteriori, gomme agricole 405, eccetera, eccetera. Adesso lui vorrebbe inserire un nuovo accessorio che ci spiega che cos'è. Qui ci sono i pezzi da montare, ma adesso lascio la parola a lui che ci spiega la sua intenzione. Allora, praticamente io ho acquistato il suo freno motore originale, che funziona sullo scarico, che chiudendo lo scarico fa freno motore. Solo che questo qua va montato sul collettore di scarico proprio direttamente anteriormente, però io preferivo evitarlo di metterlo lì, anche perché dicono che dà un po' troppe botte al motore. Allora quindi volevo montarlo per strada, praticamente sullo scarico. Allora ho fatto fare delle flange che vanno messe qui così, una davanti, una dietro, tagliate al laser da un mio amico che ha una ditta che taglia il laser, e poi da un altro che fa le marmitte ha fatto i due coni da poter mettere le due estremità, così che la valvola lavora, così c'è un'entrata e un'uscita da metterlo a metà strada. Questo qua è il suo interruttore originale per farlo funzionare. Questo qua premi così, ho già fatto anche le frecce per non sbagliarmi, per l'entrata e l'uscita. Da qua entra l'aria, qua quando lasci esce da qua. Lo azioni poi manualmente. Manualmente, sì, facendo solo così, basta collegare l'aria. Perché in questo caso le opzioni sono due: si potrebbero mettere a pavimento della cabina e quindi azionarlo con il Certo. piede, col tallone del piede, oppure montarlo a lato del cambio e quindi azionarlo con il palmo della mano mentre si guida. Esatto. Sono due opzioni. Che poi quello a pavimento, io ce l'ho anche un interruttore suo originale, perché lui nasceva, però ci va un'elettrovalvola, che è un po' più complicato, che bisogna portare la corrente e tutto. Questo qua è più semplice, lo metti laterale, quando ti serve lo schiacci, fa aprire e chiudere, e i costi sono un po' impegnativi, perché io ho trovato una ditta in Germania che questo pezzo qui me l'ha dato 400 euro. Questo l'interruttore qui, il suo originale, costa sui 40-50 euro, e poi tra raccordi e tubi così c'è sui 120 euro di roba praticamente, e le flange qui a farle tagliare al laser più i due coni ho speso sui 100 euro anche. L'azionamento della valvola è ad aria, giusto? C'è Sì. questo pistone ad aria qui e l'aria ti aggancia all'impianto ad aria Sì. dell'Unimog. Sì. Ho visto che c'è un raccordo vicino. Sì, io ho visto lì che mi posso attaccare lì, è un po' di prove da fare, vedere che va tutto a buon fine, diciamo. Questo qua nasceva con l'elettrovalvola come optional, però poi devi tirare la corrente, comprate in elettrovalvola, a parte l'elettrovalvola è un po' seria, ci va anche lì 100-120 euro, e perciò questo qua è una cosa più semplice da fare, che lo faccio anche io, diciamo da solo, senza chiamare dei tecnici, chissà che cosa, non ho capito. Sì, che poi quando chiami i tecnici sono sempre Poi, problemi aggiuntivi. ecco appunto. Ok, allora adesso vediamo il funzionamento dell'aria Sì. compressa della valvola. Il freno motore è stato montato da Danilo e che ci dice che difficoltà ha trovato nel montaggio di questo. Difficoltà è più che altro adattare il freno motore per non metterlo vicino al collettore di scarico, che è una mia fissa che avevo. Visto che anche il mezzo è un po' vecchio, collettore tutto arrugginito, non sai mai se spacchi qualcosa, senza spendere esagerato e una roba l'altra, ho dovuto metterlo un po' indietro, via. Più o meno in tutto quanto hai speso? E tra valvole e tutto facciamo un calcolo di almeno 600 euro. Come ore di lavoro? E ore da appassionato, poi non è che sono un meccanico, mi metto lì, in 4 ore lo monti, non è che Ma tre dici ore, quattro. 4 ore di lavoro per montarlo Sì, e sì, sì. posizionarlo? Ci vuole una settimana per riuscire a E raggruppare poi anche tutti i gli artigiani, pezzi. questo qua che mi ha fatto la marmitta è stato bravo, che meno male è stato veloce, perché gli artigiani ci mettono anche tempo, a Ah, volte certo. io per fare dei distanziali ci ho messo 5 mesi, che poi me l'hanno fatti, non è che. Tra l'altro tu adesso sotto ce l'hai i distanziali montati. Ce l'ho sotto, sì, Quindi poi così dopo con ti i facciamo distanziali vedere. montati. Sì, queste sono le 405 70 Che R20, ci ho scritto sul libretto. montate su
tipo cerchi fatti fare apposta da Danilo, sì. E poi anche distanziali fatti fare apposta per questo mezzo. Sì, la particolarità del 406 di Danilo è che l'ha personalizzato tutto, ha fatto mille modifiche, l'ha proprio reso Praticamente da solo, unico. Diciamo. Questa è la prima parte dove è stata montata quindi la valvola che blocca i gas di scarico. Naturalmente per completare il lavoro ci vorrà poi un altro attuatore che va a chiudere la mandata del gasolio quando si chiude la valvola. Questa però sarà argomento di un successivo video e verrà completato più avanti. Per adesso abbiamo fatto questa prima parte e la mostriamo. Praticamente c'è la curva creata su misura, il freno motore con una flangia creata sempre su misura e il silenziatore per ammortizzare il rumore, logicamente è tutto lì, diciamo. Vedo una cassaforte attaccata sotto il perché remoto. Visto che le serrature funzionano però non, sai no, avessi bisogno di mettere qualcosa al sicuro, telefono, portafoglio, che fai un lavoro, mi è venuto in mente che mi serviva, poi lo spazio c'era, ho messo una cassaforte imbulonata lì. Le mie invenzioni che faccio, se uno volesse che fai un lavoro, portafoglio, telefono, chiavi di casa, non sai mai, almeno il mezzo anche fosse aperto e non c'hai le robe lì. Ottima idea.